Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6 che apriamo con la cronaca. Tragedia sfiorata a Ortona, due pilastri di una palazzina Ater hanno ceduto e i 13 inquilini sono stati evacuati. L'azienda territoriale di edilizia residenziale era intervenuta su quel fabbricato solo alcuni mesi fa. Il servizio di Giuseppe Dintino. Ho sentito proprio una botta forte forte e tutte le di fa tutto l'appartamento. Ho preso, ho sceso le scale e tremavo come una foglia. Hanno pensato a una bomba o a un terremoto gli inquilini che sono stati svegliati nel cuore della notte quando due pilastri del loro palazzo hanno ceduto. È successo a Ortona, in contrada Fontegrande, un quartiere popolare composto da palazzine Ater. Intorno alla mezzanotte il fabbricato si è scosso e 13 persone suddivise in 8 unità abitative sono state costrette alla fuga. Uno scoppio come una bomba e poi ho visto come vedere la terra quando si apre. Che si apriva dentro casa mia, il muro, no? Tutto quanto si stava spaccando. In quel momento ho preso mia moglie e ho detto usciamo, che qua il palazzo crolla. E io la mattina sono sceso, controllo ogni giorno i pilastri. E ieri mattina mia moglie gli ho detto guarda si è allargato ancora di più questa... Perché controllava i pilastri tutti perché i giorni? Perché è da diversi giorni che ho visto che i pilastri erano crepati, ma da diversi giorni. E lo avete segnalato all'Ater? Sì, avevo telefonato all'Ater. C'è un dislivello preoccupante e crepe nei piloni. Gli inquilini segnalavano questo all'ente che gestisce le palazzine. L'Ater alcuni mesi fa è intervenuta, ha completato i lavori e ora è all'opera su altri fabbricati del quartiere. Erano lavori di manutenzione ordinaria, non di ristrutturazione, così il direttore dell'azienda. Questa iniziativa di manutenzione rientra in attività manutentive, come dire, di primo livello, cioè se degli immobili, non questi, hanno una caduta di un frontalino, hanno un problema su un balcone, hanno un problema su una facciata e evidentemente queste vengono segnalate e poi oggetto di iniziative di istanza da parte nostra per costruire programmazione. Un conto è invece intervenire dal punto di vista strutturale della parte come dire, più importante dell'edificio che merita come dire, delle analisi diverse. Ripeto, come vede qui ci sono delle palazzine che sono simili e quindi la domanda è come mai questa ha avuto una problematica di questo tipo e quella affianca. No. E mentre l'Ater sta capendo dove trasferire gli inquilini, il comune si è mosso per trovare degli alloggi temporanei. Alcune hanno trovato alloggio presso altri familiari, 4 famiglie invece sono state alloggiate presso un B&B della città e adesso valuteremo anche il futuro perché sicuramente i tempi saranno molto lunghi. In mattinata alcuni inquilini sono rientrati a casa, giusto il tempo di recuperare gli animali domestici, qualche panno o il cellulare. Poi però i vigili del fuoco hanno deciso di interrompere il recupero dei beni perché il palazzo è instabile e continua a muoversi. A breve i lavori di puntellamento e messa in sicurezza. Per gli inquilini intanto solo un grande spavento, fortunato esito di una storia che sarebbe potuta finire in maniera ben peggiore. Dobbiamo ringraziare che non è crollato perché a quest'ora non ci sarebbero i morti da levare da là. Per poco ci siamo salvati. Edilizia abusiva e smaltimento illecito di rifiuti speciali tombati nel sottosuolo sono i reati contestati ad un cittadino albanese che hanno portato i finanzieri del reparto operativo aeronavale al sequestro preventivo della struttura polisportiva Iale di Pescara. Vediamo. I finanzieri del reparto operativo aeronavale hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara su richiesta della Procura di un'area nella struttura polisportiva Iale. Sul sito illecitamente occupato da soggetti di nazionalità albanese è stata realizzata una trasformazione edilizia abusiva e sono stati smaltiti svariati quantitativi di rifiuti speciali tombati nel sottosuolo. L'esecuzione del provvedimento di sequestro costituisce l'epilogo di un'attività di indagine innescata dai finanzieri della sezione aerea di Pescara. Gli elementi indiziari raccolti a carico dell'indagato hanno permesso di documentarne l'occupazione abusiva della struttura adibita a ex spogliatoio del campo sportivo Iale, gli abusi edilizi e l'illecita gestione di rifiuti in totale spregio delle norme di tutela ambientale del territorio. Relativamente agli aspetti ambientali e della salute dei cittadini,
A seguito dell'intervento è stata informata l'ARTA per l'esecuzione della campionatura dei rifiuti rinvenuti e la successiva bonifica del sito sequestrato da effettuare a carico del trasgressore. Parallelamente, i dati acquisiti dalle Fiamme Gialle sono stati trasmessi ai competenti enti ai fini della quantificazione degli importi dei tributi non versati per i conferimenti illeciti di rifiuti, la cosiddetta ecotassa da addebitare al responsabile. Sul posto è intervenuto anche personale del gruppo Guardia di Finanza Pescara, della Polizia Municipale, dei Vigili del Fuoco, dell'azienda sanitaria locale e dei servizi sociali e un rappresentante del Comune di Pescara. Dopo un lungo inseguimento, due persone, un uomo e una donna di 39 e 31 anni, sono state arrestate a Montesimano con l'accusa di furto, ritenute responsabili di una spaccata in un bar del posto. E questo è il bilancio di un'operazione congiunta di polizia e carabinieri. Tutto è accaduto prima delle 6 di stamani, quando le pattuglie della squadra volante hanno avviato le ricerche di un'auto Y10 ed hanno avuto contestualmente notizia del furto con spaccata al bar dell'area di servizio IP di Via Vestina. Intercettata nei pressi di Pescara Colli, la vettura ha imboccato la variante in direzione Montesilvano. Di nuovo in Via Vestina l'inseguimento si è concluso dopo un primo tentativo di forzare il blocco della volante. Nella vettura sono stati trovati diversi pacchetti di sigarette e gratta e vinci rubati poco prima nel bar, oltre ad una chiave adulterina utilizzata per aprire lo sportello e mettere in moto la Lancia Y. Al via la demolizione della sede storica del liceo Marconi di Pescara. Intanto il dirigente scolastico parla delle azioni messe in campo per questo avvio di anno scolastico. Paolo Renzetti. È partita la demolizione della sede storica del liceo Marconi di Pescara di via Marino da Caramanico, così come era stato annunciato la scorsa primavera dalla provincia di Pescara. Gli studenti hanno iniziato l'anno scolastico in altri plessi, anche se fra 12 giorni sarà operativa la sede provvisoria all'ex Fater. Nel prossimo anno scolastico poi si ripartirà tutti nella sede di via Marino da Caramanico una volta conclusi i lavori, che dureranno 8 mesi. Sta procedendo benissimo secondo le indicazioni date. Noi siamo veramente in grande collaborazione dal 1° settembre che sono qui, c'è una sinergica collaborazione con la provincia. Il 18 di ottobre tutte le classi del liceo Marconi rientreranno in presenza, come stanno facendo, ma volevo dire in orario antimeridiano, quindi tutti avranno la loro giornata, la loro mattinata di scuola e non i loro pomeriggi, purtroppo per alcuni. Dopotutto sono soltanto 10 giorni di turni pomeridiani, perché per andare incontro alle esigenze di questi bravissimi ragazzi abbiamo cercato di far sì che una settimana rientrasse un gruppo di classi, la settimana successiva un altro gruppo. Contrattualmente l'operatore economico ha 8 mesi di tempo per la realizzazione dei 2 corpi di fabbrica che dovranno già ridare oltre 40 aule a questa scuola. Poi abbiamo un terzo lotto che ci assicurerà la realizzazione del terzo edificio. Io sono ottimista, l'operatore economico ha già preso in mano la situazione, il cantiere, e c'è un'ottima organizzazione con la demolizione che sta avvenendo nel rispetto di tutte le norme che la filiera richiede, e ripeto, io sono possibilista e ottimista che in 8 mesi riavremo 2 corpi di fabbrica. E ora il bollettino Covid. Sono 61 di età compresa tra 1 e 93 anni i nuovi casi di positività al coronavirus registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 81.476, eseguiti 3.845 tamponi molecolari e 3.801 test antigenici, con un tasso di positività pari allo 0,79%. I casi odierni provengono 17 dalla provincia dell'Aquila, 8 da quella di Chieti, 8 da quella di Pescara e 27 da quella di Teramo. Per un caso sono in corso degli accertamenti. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi e resta fermo a 2.546. Sono 124 i dimessi guariti nelle ultime 24 ore, mentre il numero degli attualmente positivi scende di 63 unità ed è ora di 1.571. I pazienti ricoverati sono 50 in area medica, più 1 rispetto a ieri, 6 in terapia intensiva, numero invariato, mentre in isolamento domiciliare ci sono 1.515 pazienti, 74 in meno rispetto a ieri.
Il Comune di Teramo ha deciso di diminuire la pressione fiscale della TARI, la tassa sui rifiuti urbani, su cittadini e imprese. Una decisione presa al fine di fronteggiare l'emergenza Covid-19 e che prevede agevolazioni secondo parametri di progressività per le utenze domestiche e non domestiche. Tania Bonici Castelli. Al fine di fronteggiare l'emergenza Covid-19, il Comune di Teramo ha deciso di introdurre alcune agevolazioni alla TARI, la tassa dei rifiuti urbani, sia a favore delle utenze domestiche che per quelle non domestiche. Sin dall'inizio del mandato, una delle principali finalità perseguite e annunciate dall'attuale amministrazione comunale è stata quella di voler ridurre progressivamente l'importo di questa tassa. Il sindaco Gianguido D'Alberto rimarca che si tratta di un risultato che è anche frutto della ristrutturazione della Teramo Ambiente, con la riduzione dei costi fissi che gravavano sui cittadini a causa di una gestione politico-amministrativa totalmente inadeguata. A breve il percorso si completerà con l'entrata a regime della società in-house, che tornerà a fare della Team non un'azienda a servizio della politica, ma una società a servizio del cittadino. Così, mentre in tutta Italia la TARI aumenta, a Teramo diminuisce per il terzo anno consecutivo. Soddisfatta l'assessore al bilancio Stefania Di Padova, che sottolinea come la riduzione si basi sul principio della progressività sia per le famiglie che per le imprese, interessando nel primo caso le categorie maggiormente colpite in virtù dell'ampliamento del dato ISEE, mentre per le imprese si terrà conto del periodo di chiusura. Nei prossimi giorni sul sito internet del Comune di Teramo sarà pubblicato l'avviso con il modulo ad uso dei contribuenti delle utenze domestiche. Per quanto riguarda queste utenze, le agevolazioni interessano i cittadini che, a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, versino in condizioni di difficoltà sociale ed economica, secondo alcuni parametri. Un importo ISEE pari o inferiore a 5.000 euro porterà ad uno sgravio totale della bolletta TARI. Tra 5.000 e 8.000 lo sgravio sarà del 70%, tra gli 8.000 e i 10.000 euro lo sgravio sarà del 40%, tra i 10.000 e i 15.000 lo sgravio sarà del 25%. Per quanto riguarda invece le agevolazioni TARI a favore delle utenze non domestiche, queste sono inerenti alle attività interessate dai provvedimenti che hanno disposto chiusure obbligatorie o restrizioni all'esercizio. Esse verranno applicate direttamente dal gestore e non vi è pertanto necessità di presentare alcuna istanza. È partito il conto alla rovescia per l'apertura del nuovo hub vaccinale di Pescara, che sorgerà presso l'outlet di Città Sant'Angelo. Vediamo. È praticamente in via di ultimazione l'iter amministrativo per l'apertura del nuovo centro vaccinale di Pescara all'interno dell'outlet village di Città Sant'Angelo. La nuova soluzione è stata individuata dopo la chiusura dell'hub del Palafiere di via Tirino, dopo oltre 6 mesi di vaccinazioni. I tecnici della ASL di Pescara hanno effettuato alcuni sopralluoghi prima di dare l'ok alla realizzazione del nuovo centro della provincia di Pescara. Nei prossimi giorni si inizierà con le prime inoculazioni prima di far entrare la struttura a pieno regime, soddisfatto il sindaco di Città Sant'Angelo Matteo Perazzetti. A seguito di un'interlocuzione con la ASL, che ha individuato il polo di Città Sant'Angelo come polo per poter gestire e continuare quella battaglia della vaccinazione contro il Covid, abbiamo identificato di comune accordo una grande struttura di facile utilizzo con un grande parcheggio e prossima a tutta l'area metropolitana, che sicuramente fornirà una facile fruibilità da parte di tutti i cittadini della provincia di Pescara che verranno lì ad effettuare la seconda dose, la terza dose o in alternativa anche le dosi primarie. Usiamo il condizionale, ma venerdì dovrebbe iniziare, diciamo, la vaccinazione nella zona dell'outlet. Abbiamo già eseguito un sopralluogo con la ASL e anche con i proprietari dello stabile, stiamo portando tutti quanti quelli che sono i materiali, stiamo organizzando tutta quanta la fase di accoglienza di tutti quanti i pazienti. Da quello che si era detto, entro venerdì la struttura entrerà in funzione, piano piano poi si andranno ad implementare quelle che sono le linee, finché si entrerà a pieno regime, penso entro 10 giorni. Io non credo che sia un punto di cui, o una
medaglia su cui apporsi. Oggi facciamo una grande battaglia di comune, accordo con tutti quanti noi i comuni del nostro territorio. L'Abruzzo è riuscito a reagire bene, la provincia di Pescara ha reagito bene, è stata Pescara e Montesilvano a raccogliere i primi due grandi centri hub. Noi abbiamo accolto quelli che sono stati il territorio nostro per Città Sant'Angelo e Elice. Oggi siamo pronti a poter accogliere invece anche grandi mole di persone. Cambio al vertice della CISL provinciale di Pescara, dove lascia per limiti di età Umberto Coccia. Al suo posto arriva Franco Pescara. Vediamo. Passaggio del testimone ai vertici del sindacato CISL, Franco Pescara di Popoli è il nuovo responsabile della CISL della provincia di Pescara. È stato nominato all'unanimità dal Consiglio Generale della CISL Abruzzo Molise. Pescara guiderà la CISL territoriale finora presieduta da Umberto Coccia, che lascia l'incarico per limiti di età. Il nuovo responsabile è in CISL dal 1989 come delegato della FAIS CISL all'interno della Crodo, poi Campari, e oggi anche come segretario generale della Federazione Agroalimentare della CISL Abruzzo Molise. Abbiamo diverse crisi, l'Ariello, la Brioni, abbiamo anche delle eccellenze però, che non dimentichiamo, abbiamo la Gran Guizza a Popoli, la Rolli che si è appena inserita da l'anno, più altre situazioni dove le cose vanno bene, abbiamo la cantina Zaccagnini, però queste situazioni sono da controllare. Noi abbiamo bisogno veramente di una partecipazione anche politica attiva della regione, perché con le politiche che si stanno attuando nella nostra regione, particolarmente nella provincia di Pescara, i risultati purtroppo non sono quelli attesi. Noi ci aspettiamo una condivisione sia con la regione sia con le aziende affinché si rilanci questo settore. Abbiamo l'opportunità di questo PNNR che deve essere sicuramente sfruttato, ci auguriamo che le sinergie messe assieme riusciranno a dare delle risposte ai lavoratori e alle lavoratrici. Purtroppo due problemi molto molto seri, poi non dimentichiamo che già Penne è, per essere raggiunta, un problema. Se chiude quell'azienda o diminuisce la forza lavoro, ci saranno anche problemi nel territorio di risorse che vengono distribuite nel territorio, perché se non c'è lo stipendio uno non ha la spesa, ha qualche problema a farlo, quindi si impoverisce il territorio ed è un problema ulteriore a quello della chiusura o ridimensionamento delle attività produttive. Poi su Pescara noi abbiamo un'altra cosa che dobbiamo, non possiamo non perdere, il famoso progetto della Grande Pescara. Pescara è la città tra virgolette più importante d'Abruzzo, deve essere rilanciata sotto tutti i punti di vista, sulla viabilità, la Roma Pescara. Dobbiamo fare una serie di iniziative che non possiamo più stare fermi a guardare le inerzie che ci sono. A Pescara da oggi sono disponibili 19 nuove rastrelliere per biciclette grazie ad una proficua collaborazione tra l'amministrazione comunale e l'ACI. Vediamo. Non è che mancavano, noi abbiamo raccolto un po' quel messaggio che il sindaco Maci ha lanciato a inizio estate per il rispetto del decoro della cosa pubblica della nostra cittadina che è così bella, vedendo tante biciclette lungo il lungomare con legate male, accatastate sulle aiuole. Quindi ci è sembrato un bel gesto, un piccolissimo contributo che diamo alla città di apprezzamento anche all'opera che l'amministrazione sta facendo. Quindi abbiamo voluto far realizzare queste rastrelliere mantenendo un po' lo stile di quelle che già esistono, e abbiamo voluto anche inserire quello che a noi poi preme di più, che noi ci interessiamo di sicurezza stradale e di mobilità sostenibile. Quindi cosa di meglio che lanciare nel centro della città e nelle altre zone dove verranno installate le rastrelliere anche quel messaggio che noi normalmente portiamo quando siamo sponsor del Giro d'Italia. Quindi un messaggio per tutti i cittadini volto al rispetto reciproco, perché spesso dimentichiamo che un giorno siamo automobilisti, un giorno siamo ciclisti, un giorno siamo pedoni, quindi non possiamo poi ogni giorno a seconda di quello che facciamo criticare gli altri. Ti devo ringraziare l'Automobile Club di Pescara nelle persone del presidente Sartorelli, del vicepresidente Brozzetti e del direttore Berardi e di tutti i soci che hanno sposato questa iniziativa, e quindi è una donazione che il comune riceve. Per quanto riguarda la riviera, è chiaro che ci approssimiamo al periodo invernale, per cui le rastrelliere che sono oggi presenti in grande quantità sul lungomare verranno poi anche riposizionate nel corso della stagione in altri luoghi della città, proprio per offrire una buona alternativa ai tanti ciclisti che utilizzano la città.
Lo sport, il Pescara rinuncia al ricorso per il match contro la Reggiana, alla base della decisione l'impossibilità di utilizzare la prova televisiva. Il giudice sportivo ora potrà omologare il risultato, vediamo. Non ci sarà alcun seguito del preannuncio di reclamo per il match Pescara-Reggiana. Come si apprende da un comunicato diramato nel primo pomeriggio, la società biancazzurra ha informato il giudice sportivo della rinuncia al ricorso avverso la regolarità del match disputato domenica scorsa allo stadio Adriatico Cornacchia e vinto dagli emiliani per 2-3. La scelta è dipesa in sostanza dall'impossibilità di utilizzare la prova televisiva per smontare quanto riportato nel referto arbitrale dal direttore di gara Maranesi Di Ciampino. La decisione è, si legge nella nota, perviene a seguito della conoscenza avvenuta solo successivamente al preannuncio di ricorso della qualificazione della condotta del calciatore Di Gennaro quale gravemente antisportiva. Trattandosi di potere rimesso alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'arbitro, lo stesso non può essere sindacato dinanzi agli organi di giustizia sportiva. Valutazione quest'ultima valorata dall'impossibilità di utilizzare le chiare immagini televisive che escludono in radice una condotta siffatta ad opera del giocatore. Insomma, la vicenda si chiude qui e ora il giudice sportivo potrà procedere alla omologazione del risultato. Spetterà alla Cancì prendere iniziativa nei confronti di Maranesi Di Ciampino, la cui pessima direzione ha condannato il Pescara alla sconfitta. Primo gol di Guglielmotti in fuorigioco e con annesso fallo di mano del marcatore. Secondo gol di Lanini in fuorigioco e poi l'episodio incriminato. C'è un possibile fuorigioco di Zamparo, ma le immagini non ne mostrano la posizione di partenza al momento del lancio. E poi Di Gennaro che tenta di giocare il pallone con un intervento cosiddetto genuino, non punibile con il cartellino rosso. Va detto che la condotta gravemente antisportiva che l'arbitro attribuisce a Di Gennaro porta di norma a 2 giornate di squalifica, articolo 39 del codice di giustizia sportiva, ma all'estremo biancazzurro è stato dato un solo turno, applicando il comma 2 dell'articolo 13, secondo cui l'organo giudicante può prendere in considerazione circostanze attenuanti. Messo un punto definitivo al match con la Reggiana, ora tutte le attenzioni si riversano sul posticipo di Chiavari di lunedì, dove il Pescara non dovrà avere alibi, c'è necessità di fare risultato per riscattarsi e quantomeno restare in scia di chi sta davanti. Seduta pomeridiana per il Teramo in vista della partita di Pistoia di sabato alle 17.30 con direzione di gara affidata a Ubaldi di Roma 1, con Trasciani infortunato e Soprano non ancora recuperato e con le assenze dei nazionali Bois e Ndrečka, linea di difesa obbligata per Guidi, Bellucci al centro, Aziosmanovic e Rillo Terzini. E sentiamo proprio quest'ultimo, autore dell'assist per il pari di Lucca e di una buona prova con la Viterbese. Forse tutto parte dal forte risa di Lucca e da quel traversone all'83esimo di Francesco Rillo, di un tale Francesco Rillo. Noi con Marco ci conosciamo da tempo, quindi quando so che lui quando va in mezzo ci va sempre deciso. L'ho guardato, l'ho messa in mezzo, fortunatamente è andata bene. Diciamo che sono un po' figlio d'arte, sia mio fratello che mio padre avevano un bel piede, erano entrambi, mio fratello sinistro, mio padre era un destro. Però avevano tutti e due un bel piede, diciamo che un po' di famiglia, però ovviamente ci ho lavorato molto anche su quello. E adesso sì, sto lavorando molto anche sulla, già sono migliorato rispetto a qualche anno fa, ma sto migliorando molto sulla struttura per mettere qualche chiletto in più. Certo sì, siamo una squadra nuova, siamo una squadra giovane, però penso che ci sono tanti margini di miglioramento. Magari ci poteva stare, come perché magari anche l'anno scorso a Caserta all'inizio non è stato dei migliori, ma alla fine poi siamo arrivati ai playoff. Quindi è un inizio che ci può stare, capire bene ciò che vuole il mister. Poi ci sta anche il fatto che siamo una squadra giovane, ma tutto fa esperienza, diciamo. Quindi piano piano capiremo le cose da migliorare, dove commettiamo gli errori. E io penso che però alla lunga, con questa filosofia, poi avremo i risultati sperati. Magari adesso ci siamo liberati, dobbiamo cavalcare l'onda dell'entusiasmo e continuare così per fare un'altra vittoria. Serie D, 2 recuperi, nel primo la San Benedettese è caduta in casa con la Recanatese per 2-4, nell'altro recupero il Castelnuovo ha vinto in rimonta 2-1 con il Fano, conquistando il secondo posto in classifica. Stefano Recanati.
Sul neutro del Mariani Pavone di Pineto va di scena il recupero della seconda giornata di campionato, gara interrotta al 13° del primo tempo lo scorso 26 settembre a causa dell'infortunio accorso al direttore di gara. Guido Di Fabio conferma per 10 undicesimi la formazione presentata nel derby contro la Vastese, con il solo Corticchi a centrocampo chiamato a sostituire Marianeschi. Non recupera Terrenzio, al suo posto c'è Orlando. Un cambio anche per mister Carmelino Gioffè, che rispetto alla gara vinta contro il Castelfidardo mette in campo Manè al posto di Del Ricarri. Per il resto spazio in avanti a Esposito, Tortori e Casolla alle spalle di Broso. Subito concentrato e propositivo il Castelnuovo, che impensierisce subito il portiere ospite con Corticchi al 15°, con un tiro al limite Mazza Festa, si attento e allontana la sfera. Il Castelnuovo continua a spingere alla ricerca del gol del vantaggio, ma al 28° arriva la giocata che sblocca la partita. Esposito lavora bene un pallone sulla sinistra che arriva ad Antezza. Il centrocampista dai 25 metri tira fuori dal cilindro una conclusione che lascia impietrito Grace. I neroverdi accusano il colpo e non riescono più a manovrare con disinvoltura, e così il Fano prova ad approfittarne con la discesa sulla destra di Gualtieri, ma la conclusione dell'esterno esce di poco. Decisiva in questo caso la deviazione di un difensore in maglia nero-verde. Come domenica scorsa, ancora un errore di leggerezza spiana la strada ad Esposito, che si invola verso la porta avversaria, ma un super Orlando recupera e dice no all'ex fantasista del campo basso. Con gli stessi effettivi in campo del primo tempo, la ripresa propone subito la timida risposta dei padroni di casa con De Gidio, ma la girata di testa del numero 7 finisce lentamente tra le braccia di Zafestas. Si dispera a centroarea Ripa, che pregustava già la sponda del compagno per la conclusione verso la porta. Di Fabio prova a mischiare le carte e manda in campo Modugno al posto di Petronelli, passando a un 4-2-4 in fase di spinta. La mossa è vincente, dato che al 23° il Castelnuovo trova la rete del pareggio. Fa tutto Stefano De Gidio, bravo ad accentrarsi e dal limite dell'area di rigore a trafiggere l'incolpevole Zafesta, smesso fuori causa da una deviazione. I padroni di casa cavalcano le ali dell'entusiasmo e due minuti più tardi passano a condurre. Azione insistita di Emili in area di rigore con la sfera che giunge dalle parti di De Gidio, bravo questa volta a vestire i panni di assistman e servire a Ripa un cioccolatino che il numero 9 deve solo spingere in rete per il suo secondo gol consecutivo dopo quello nel derby. Ribaltata la sfida, il Castelnuovo non rinuncia a spingere, da Comodugno anche l'occasione per mettere in ghiaccio la gara, ma la sua conclusione ad incrociare fa la barba al palo. Al triplice fischio finale, gioia in casa Castelnuovo per una vittoria che proietta la formazione di Di Fabio al secondo posto solitario dietro al Trastevere. Chiudiamo con il volley, rinnovamento e ancora maggiori ambizioni per l'ABBA Pineto, presentata ieri sera. La squadra del presidente Guido Abbondanza guarda con fiducia al prossimo campionato maschile di A3, sperando di fare meglio della scorsa stagione. Sergio Zappalorto. Presidente Guido Abbondanza dell'ABBA Pineto Volley, ci riproviamo, come si dice in questi casi. Sì, ci riproviamo, come dire, con tanto animo, tanta forza e tanta buona volontà. C'è un po', speriamo, di fortuna, perché dice lo slogan, ritenta sarai più fortunato. Ma sì, speriamo con la fortuna, però io ritengo che la fortuna bisogna anche cercarsela, e quindi dobbiamo anche noi come società eventualmente fare un po' di autocritica se l'anno scorso, come dire, abbiamo mancato per un soffio quello che è stato, diciamo, la promozione. Però ecco, non dimentichiamoci che l'anno scorso noi eravamo neopromosse e quindi dovevamo fare un campionato per stabilizzarci, un campionato di riposizionamento, invece poi è uscito fuori un campionato spettacolare. Però dai, ci riproviamo quest'anno. Avete una gran bella squadra, ci sono tante aspettative, naturalmente più esperta rispetto a un anno fa. Sì, anche se la squadra è molto giovane, però ci sono diversi elementi esperti, diversi elementi che possono dare quel quid in più che magari è mancato lo scorso anno. La soddisfazione è anche di rivedere una parte di pubblico, non tutta, però insomma siamo a buon punto. Questa è la cosa che ci rende più felici proprio quest'anno, perché giocare... Sorridono gli occhi. Assolutamente sì, vedere il Pallavolley, non dico pieno perché la capienza pare che sia stata aumentata per adesso al 50%, ma rivedere comunque il Pallavolley già al 50% con la foga e l'impeto che possono avere il popolo pinetese ci dà una gioia immensa e sicuramente ci trascinerà per risultati più importanti.
chiudiamo così al 50%, ci ha pensato qualcun altro, ci penserà sperando nel 75%, al resto deve pensare la squadra, a trascinare il pubblico. Noi abbiamo lavorato quest'estate proprio perché per allestire una squadra importante, abbiamo fatto di tutto per prendere in ogni ruolo quelle pedine che noi ritenevamo opportune che potesse completare appunto un roster di qualità. E... come dire, sulla carta ci siamo riusciti, adesso il campo lo dovrà dire. Tutti i servizi che avete visto sono già disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Grazie per l'attenzione e buona serata.